Proteggere chi alimenta il mondo. Il settore agricolo è una parte fondamentale della ricchezza regionale, prevalentemente composta da piccole aziende a vocazione familiare. In questo contesto si inquadrano le preoccupazioni connesse ai bassi livelli di sicurezza dei lavoratori agricoli. Le nostre aziende agricole sono prevalentemente a conduzione familiare e quindi non c'è la figura del dipendente. Di conseguenza la norma è più leggera in questo, in quanto prevede che l'attuazione della sicurezza, l'applicazione della sicurezza per le aziende con il dipendente. La sicurezza in agricoltura è di fondamentale importanza per la salute e il benessere dei lavoratori che talvolta sottovalutano i rischi connessi all'attività agreste e trascurano le misure per proteggersi. Noi ci mettiamo sul trattore, iniziamo ad arare, ma non stiamo attenti, non facciamo quelle piccole cose che ci aiutano poi a prevenire un incidente, per esempio il sopralluogo del terreno, chi lo fa? La scarsa consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo delle macchine agricole, la gestione degli allevamenti e l'impiego di prodotti fitosanitari possono provocare gravi danni alla salute degli operatori. La vetustà dei mezzi agricoli ed una scarsa formazione e addestramento degli agricoltori purtroppo spesso, troppo spesso porta a degli infortuni nefasti, mortali. Ed è il problema più gravoso della sicurezza sul lavoro, quello del non prevedere e quindi del non prevenire. Inoltre, la carenza di sicurezza può influire negativamente sulla resa e sulla qualità dei prodotti agricoli, con conseguenze dirette sulla sicurezza alimentare globale. In Italia purtroppo si continua a morire, anche perché abbiamo un ritardo, diciamo così, è un ritardo nella cultura della sicurezza, dovremmo fare molto di più.